Senta, ma gli scavi archeologici di Caronia Marina si sono fermati? Gli scavi archeologici di Marina di Caronia, allora, nel campo archeologico io mi sono avvalso, a parte della sovrintendenza di Messina, mi sono avvalso soprattutto della professionalità, sì, del dottore Alfieri Vittorio, che è un archeologo molto esperto, molto bravo. Grazie a lui devo campa dire... ancora? Sì. Vittorio Alfieri campa ancora. Vive Veggente. Avevo detto che era morto molti anni fa, invece campa ancora. Grazie a lui l'amministrazione comunale è riuscita a organizzare una serie di eventi culturali, eventi anche ambientali, con l'apporto di altri collaboratori, tipo il dottore Spinnato e anche alcuni dirigenti del parco dei Neboli. Al dottore Vittorio Alfieri gli abbiamo anche affidato la brochure su Caronia. Caronia non aveva una brochure e grazie a lui l'abbiamo fatto, una brochure molto articolata, all'interno contiene sulla storia di Caronia. Sulla storia di Caronia, su quello che c'è a Caronia, tutto su Caronia. Quindi non me l'ha fatta avere, signor Sindaco. Se la faremo avere. Comunque è pubblicata. Ve lo devo chiedere, per averla ve lo devo chiedere. Sì, va. Diremo al dottor Alfieri di... No, per favore, lasci stare il dottor Alfieri che è impegnato. Comunque questo è anche nel sito. È affaccendato ovunque. A Mistretta lo trovo lì come storico. A Caronia lo trovo come storico. A Santo Stefano di Camastra, che è la sua città natale, e naturalmente lo trovo come storico. Non ne posso più. Si vede che ne ha capacità, e devo dire grazie al dottor Vittorio Alfieri, che è il presidente della... Non si mangi il tempo del sindaco Pino, perché poi mi costringerà a dargli qualche minuto. Assolutamente. Più, Della sezione Resort, devo anche ringraziare l'associazione culturale La Lumiricchia, che durante questi 3 anni della mia legislatura mi ha supportato in tutte le attività. I rapporti culturali sono sempre buoni, vero? Sì, ottimi. Grazie.